Eccoci di nuovo anche nel 2015 per il 18° anno insieme con Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Come ogni anno c'è sempre un po' di emozione nell'andare in diretta per la prima volta, però insomma siamo abituati a questo che è un lungo viaggio che ci accompagnerà da stasera, quindi dalla prima settimana di marzo, come al solito, fino all'ultima di ottobre, una cavalcata lunga 35 tappe, insomma, che ci condurrà all'interno della stagione dei professionisti, ma non solo, perché quest'anno sarà un anno importante per la nostra regione. Poi scoprirete anche perché, soprattutto a giugno, abbiamo una nuova squadra che presenteremo questa sera. Insomma, la stagione precedente l'avevamo un po' annunciata proprio qui in questi studi, si è presentata quest'anno e noi siamo contenti di averla qui questa sera per il debutto televisivo ufficiale, tra virgolette, anche se insomma di debutto televisivo non si può parlare per gli ospiti che vi sto presentando. Passeremo tutta la stagione, tutta l'estate fino all'autunno inoltrato, anche se insomma a vedere il tempo in questi giorni, soprattutto oggi nella nostra regione, converrebbe parlare di sci più che di ciclismo. Comunque, battute a parte, dicevamo 18° anno di questo progetto, un progetto che probabilmente in regione forse è il più importante, quantomeno a livello di longevità. E allora questo mi dà lo spunto per cominciare a presentare gli ospiti, perché se questo progetto va avanti da così tanto tempo e riscuote così tanto successo, lo si deve a Luciano Rabottini. Ciao Luciano, ben ritrovato! Buonasera a tutti! Dopo l'inverno si ritorna in sella. Sì, speriamo che arrivi presto la primavera e sì. si ritorna in sella. Oggi non è proprio il massimo, sì. Ecco. 18° edizione di questo progetto televisivo sul ciclismo. Anche quest'anno ci siamo riproposti all'attenzione del pubblico, che speriamo ci seguirà come lo hanno sempre fatto nel passato. Una stagione dove si spera appunto di poter trovare a livello locale soddisfazioni verso il nostro mondo, ma soprattutto anche a livello nazionale. Dopo la bella vittoria del Tour de France di Nibali l'anno scorso, il nostro ciclismo sta riprendendo quota, anche se obiettivamente ritengo che da questo inverno speravo che la vittoria del Tour de France portasse degli entusiasmi maggiori, soprattutto perché poi certe vittorie, certi campioni può portare soprattutto alla base grossi entusiasmi. Invece obiettivamente è stato un inverno un po' piatto per il nostro sport, perché abbiamo assistito a difficoltà organizzative, società che ripartono sempre con grande fatica, ma speriamo che già dalle prossime corse ci si riprende quell'entusiasmo che questo movimento merita. Se squadra che vince non si cambia, e se diciamo, parafrasando un gergo calcistico, diciamo che sei il capitano della squadra, io mi per l'età, tu sei il capitano, io diciamo un buon difensore, centravanti, Alessandra Portinari. Ciao Alessandra! Grazie per l'appellativo di bomber. Non so se ti ricalca, insomma, attaccante d'area di rigore, dai, se ricalca, però. Sicuramente lo scorso anno è stato un bel successo con Segui il ciclismo, e quest'anno non potevamo esimerci, perlomeno, da non ripetere questo bellissimo esperimento, questo bellissimo progetto, che è quello di guardare con una lente di ingrandimento alcuni personaggi del mondo del ciclismo e alcune realtà della nostra regione, che sono veramente tante, e anche quest'anno ci saranno tantissime storie da raccontare. Inizieremo però dalla prossima settimana. Assolutamente, perché stasera sarai qui in nostra compagnia. Allora vado a presentare gli altri ospiti, lo ritrovo con piacere. Gabriele Marchesani, ciao Gabriele! Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo detto che avevamo un po' presentata la tua squadra stagione scorsa, poi ne parleremo approfonditamente, sì. Perché uno degli acquisti che hai fatto in inverno è lì a fianco a te, Marco D'Urbano. Ciao Marco, ben ritrovato anche a te. Buonasera.
Un saluto al direttore sportivo Alessandro Donati. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Come detto, sarà una stagione importante per la nostra regione, soprattutto a livello giovanile, perché a Pineto a giugno ci sarà il 29esimo meeting dei giovanissimi. Pineto sarà invasa, e non solo Pineto, da tantissimi ragazzi. Grazie soprattutto ad Andrea Cesarini. Ciao Andrea. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, chiusa questa presentazione un po' lunga stasera, ma ce lo perdonerete perché poi le prossime volte saremo un po' più stringati, ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi iniziamo velo numero 1. A tra poco. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. Il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, Renato Ricci, vi invita all'edizione numero 68 del Trofeo Matteotti, la gara ciclistica sul percorso più bello e tecnico del mondo. Pescara, 19 luglio 2015. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te.
siamo di nuovo qui. Forse non ve lo aspettavate, forse sì. In ogni caso siamo contenti di esserci nuovamente. Per il 18° anno, per la 18ª volta. Con tanti sacrifici, con la voglia però, il giovedì sera, di passare un po' di tempo con voi. Che siete la linfa di questo progetto, la base di entusiasmo che dopo le consuete perplessità invernali ci porta di nuovo a sederci intorno ad un tavolo e decidere che sì, si riparte anche stavolta. Come sa solo uno sportivo, anche se non è un professionista. Come sa chi, ritagliatosi del tempo libero, lo dedica al sudore, lo dedica alla fatica, quella che appaga. Non ci sono chilometri, salite, intemperie che tengano. Si pedala, lo si fa volentieri, con gli amici, quelli che basta un'occhiata per capirsi. E se ve lo, anche stavolta, ricomincia e lo fa al gran completo, è perché chi lavora a questa trasmissione ama questa trasmissione. A partire dal suo ideatore. Luciano ha il ciclismo e ve lo nel cuore. Ogni anno sembra sempre l'ultimo, poi però si rituffa in questo progetto con l'emozione e la voglia di un ragazzino. Quest'anno ancor di più, nonostante non sia stato un periodo semplice per lui. Gli rivolgo il mio grazie personale, perché mi ha di nuovo voluto al suo fianco. Quest'anno, caro Luciano, sarà una stagione televisiva ancor più bella, te lo promettiamo. Sarà anche nel 2015 una lunga volata. 35 tappe, 35 appuntamenti dalla primavera all'autunno inoltrato, passando per un'estate che speriamo ci regali una gioia paragonabile al Nibali in giallo del 2014. Forse sarà impossibile o quantomeno molto complicato, questo lo sappiamo, ma non ci impedirà di raccontarvi la stagione su due ruote, non solo quella su strada. E di questo siamo fieri. Spazio anche al fuoristrada, alla pista e alle attività giovanili, dai bimbi più piccoli fino a coloro che utilizzano una bici anche solo nel dopolavoro. Questo è lo spirito del ciclismo, lo spirito di questo programma. Un grazie alla proprietà di TV6, all'editore Quintino Pallante e ai due direttori. Non hanno mai avuto un dubbio su questo progetto. Mai, neppure una volta. Mai un tentennamento. Grazie in anticipo ai tecnici, dei ragazzi straordinari che ci permetteranno di andare in onda con la solita professionalità. Alessandra Portinari sarà la nostra spalla, quella in grado di scovare e raccontarvi le storie di questo sport meraviglioso. Fatto, come dissi nell'ultima puntata del 2014, di gente per bene, in grado di vivere con allegria e leggerezza la fatica, la competizione, le difficoltà. Proveremo a farlo anche noi, come sempre, per la 18ª volta, per il 18° anno. Ve lo diventa maggiorenne e noi gli facciamo, con il cuore, tanti auguri di buon compleanno. Diventa maggiorenne, noi facciamo veramente tanti auguri di buon compleanno. Allora siamo pronti a partire per questa stagione, per questa puntata, i primi 90 minuti, come al solito un'ora e mezza insieme per analizzare insomma tutto quanto sta per avvenire, perché siamo proprio all'inizio nel mondo delle due ruote. Questa sera doveva essere in nostra compagnia il presidente del comitato regionale della Federciclismo, Mauro Marrone, che però non ci ha potuto raggiungere perché insomma sapete tutti le condizioni atmosferiche imperversano sulla nostra regione praticamente da ieri sera, ma soprattutto oggi è stata una recrudescenza e tra un po' lo avremo in collegamento telefonico, perché giustamente ci teneva ad essere presente in qualche modo in questo che è insomma un pilastro di questo sport in regione. Prima di iniziare un rapidissimo commento lo chiedo a Luciano, perché intanto vi ricordo il numero di SMS 392-623-7060, mi pare, non l'ho dimenticato. 7060, sì, 392-7060. Luciano, allora, anche quest'anno per il 18° anno, ho detto, ogni anno sembra sempre l'ultimo, ottobre sembra sempre che ci siamo per fine, poi però non è mai l'ultimo. Ma non è mai l'ultimo, perché sono sempre stato molto motivato dalle persone che mi sono state vicine. Tu per prima, ma Alessandra soprattutto, durante l'inverno ci siamo sentiti parecchie volte. E poi agli inizi di gennaio mi sono un po' confrontato con tutti gli sponsor di questo progetto televisivo, che veramente ormai siamo al 18° anno e per qualche sponsor addirittura non è mancato mai l'apporto da 18 anni. E quando mi sono confrontato, obiettivamente avevo un po' di dubbi sulla ripartenza di questo progetto, perché
Non dico che sono stanco, però a volte anche questo sport ci dà delle grosse amarezze, digerirle veramente si fa grande fatica, però parlando appunto con questi sponsor, con questi amici, con il mondo del ciclismo in generale, mi hanno fatto capire che tutto sommato l'affetto che c'è del pubblico, delle società, dei dirigenti, è talmente grande e sarebbe stato veramente un peccato. Ho provato anche a dare a qualcun altro questo compito, però mi è sembrato molto difficile trovare persone che poi possano mettere settimana per settimana l'impegno sia del tempo a un progetto così serio. Serio perché appunto, come ripeto, un progetto seguitissimo, il ciclismo oramai su questa regione è diventato una religione per noi, quindi siamo ripartiti con molto entusiasmo, soprattutto aiutato sia da te che da Alessandra, e speriamo anche quest'anno di poter proporre al pubblico, e poi Alessandra ne parlerà in modo più chiaro, perché stiamo aprendo anche con i dirigenti federali un ottimo rapporto, quindi stare molto più vicino anche alle società di base, agli organizzatori, ai dirigenti, alla classe politica che sicuramente daranno una spinta e un grande entusiasmo a questo progetto televisivo. Va bene, va bene. Io non so, dovremmo avere proprio in collegamento telefonico, gli do la buonasera e il ringraziamento per essere in nostra compagnia, il presidente Mauro Barrone. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, stavamo dicendo insomma, che doveva essere nostro ospite, ma sappiamo che insomma, le condizioni atmosferiche giustamente le hanno impedito di essere qui con noi, però so anche che ci teneva insomma, a fare un saluto a questo progetto sostanzialmente, che da 18 anni va avanti e anche quest'anno si ripresenta al pubblico della nostra regione. Sì, purtroppo è dalle 15 che siamo senza corrente elettrica, quindi sì. È una situazione abbastanza disagiata. Però, come hai detto, ci tenevo anche perché ero presente il giorno dell'ultima puntata della scorsa edizione e si parlava in maniera dubitativa dell'inizio della trasmissione. Io sono contentissimo che la trasmissione sia ricominciata e auguro sicuramente di continuare i successi che hanno arriso la trasmissione fino ad oggi. Allora, Presidente, possiamo un po' tracciare le linee per quanto riguarda ovviamente la Regione Abruzzo di quello che sarà la stagione di quest'anno? Io voglio partire da un dato fondamentale: abbiamo già superato il numero di società affiliate rispetto a quelle dell'anno scorso, quindi abbiamo le società affiliate in aumento. I calendari bene o male si stanno assestando sui numeri dell'anno scorso, quindi calcolando che siamo all'inizio e qualcosa in corso d'opera si aggiunge, penso che arriveremo anche lì ad avere dei numeri in crescita, e questo è sicuramente dal mio punto di vista, ma penso che sia un discorso in generale, un buon inizio. Poi abbiamo anche solo introdotto, perché ne parleremo nell'ambito della serata, avremo a giugno il meeting dei giovanissimi, che insomma sarà per la prima volta nella nostra regione, a Pineto in particolare, sarà un po' l'apice della stagione, anche se dei più giovani, non ci saranno Tirreno e Giro d'Italia, però insomma sarà un fiore all'occhiello di questa regione. Ma possiamo anche dire che ci sarà il vincitore del Giro d'Italia del 2022-23, quindi diciamo che ci portiamo avanti con i grandi campioni. No, sicuramente, scherzo, il meeting è un evento che più che una manifestazione agonistica è un happening, è una festa, è un gioco per i bambini, siamo contentissimi di averlo in Abruzzo, ci stiamo preparando, non è semplice, ma devo dire che con la collaborazione delle amministrazioni, della società organizzatrice e delle altre società che si sono messe a disposizione, stiamo cercando di preparare un'accoglienza il più adeguata possibile agli ospiti che verranno a conoscere l'Abruzzo. Luciano, volevi fare una domanda al Presidente, che ovviamente lo ricordiamo, Presidente, noi la aspettiamo giovedì prossimo in trasmissione. Sperando che torni il sole e torni soprattutto la corrente qui a casa mia. Purtroppo quello è fondamentale. Il fiume è in preallarme straripamento, quindi siamo abbastanza in una situazione disagiata, però
passerà anche questo. Assolutamente, Luciano. No, diciamo che al presidente di domande ce ne sarebbero tante, però lo aspettiamo giovedì prossimo. Come ha detto, aveva l'impegno con noi questa sera, però le condizioni meteorologiche veramente sono un po' disastrose in queste ultime ore. Quindi, presidente, ti aspettiamo la prossima settimana e con lei faremo veramente un punto della situazione di una regione che ha sempre dato grandi talenti al ciclismo, ma soprattutto si è sempre mossa alla grande anche a livello organizzativo. Sicuramente, giovedì mi farà sicuramente piacere essere da voi, anche perché ci sono diverse novità a cui tengo e che mi piacerà presentarle. E allora, Presidente, io la ringrazio per questo collegamento, l'aspettiamo tra una settimana perché teniamo in attesa i nostri telespettatori, nell'attesa insomma che lei ci dica quali saranno le novità della stagione 2015, le auguriamo un buon lavoro, l'aspettiamo tra una settimana sperando che le condizioni atmosferiche siano migliorate. Buonasera, grazie! Okay, un saluto a voi e ai telespettatori, arrivederci a giovedì prossimo. Grazie al Presidente del Comitato Regionale della Federciclismo, Mauro Marrone, che aspettiamo giovedì prossimo. Intanto io volevo fare un chiarimento rapidissimo, perché insomma so che Luciano molti ti hanno chiesto dove, quando rivedere le puntate, le repliche della trasmissione. Allora, siccome l'abbiamo sempre dette a voce, quest'anno le facciamo proprio vedere con una schermata apposita che abbiamo preparato e che rimanderemo nel corso delle settimane per aiutarvi insomma a seguire non solo tramite il canale 14 del Digitale Terrestre, ma anche in altra modalità questa trasmissione, che è molto seguita anche e non solo in questa regione, ve lo posso garantire. Anche da fuori regione ci guardano. E allora prego Maurizio da qui se può farci vedere la schermata riassuntiva di quelle che saranno gli appuntamenti con Veloce su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Possiamo? Ok, tra un po' lo vediamo. Insomma, potete seguirci anche in streaming sul sito tv6.it, anche su... Ah, eccolo qua, gli appuntamenti con Veloce. Giovedì ore 21 in diretta, e ci mancherebbe, in diretta streaming anche su www.tv6.it. Poi, il giovedì notte, la prima replica a 00:30, che devo dire è la mia preferita, perché poi torno a casa e la riguardo. E poi il venerdì, cioè il giorno dopo, alle 17:30. Vi ricordo che però chi dovesse perdere la diretta il giovedì a 00:30 e il venerdì alle 17:30 può rivedere tutte le puntate e anche tutti Segue il Ciclismo, così come l'anno scorso, sia su www.velonews.it, ma anche sul canale YouTube di TV6, www.youtube.com/tv6, slash è il segno di interpunzione sopra il 7, per intenderci. Insomma, fatto questo rapido excursus, cominciamo, chiedo anche ad Alessandra. Alessandra, che stagione ti aspetti? Ma, a livello regionale mi fa molto piacere sentire che insomma i dati sono in crescita, come diceva prima il presidente Marrone, e quest'anno abbiamo aperto proprio una finestra sull'Abruzzo, quindi non solo ci occuperemo delle gare più importanti del calendario internazionale, ma soprattutto di quelle che riguardano l'Abruzzo. L'intento è proprio quello di far conoscere tante realtà, tante società che organizzano gare, tante corse a tutti i nostri telespettatori, e fare in modo che comunque l'Abruzzo sia sempre al centro di tutto di questo progetto. Abruzzo al centro di questo progetto. Allora, visto che ne abbiamo parlato l'anno scorso, ma stasera abbiamo la fortuna di avere la GM Cycling Team ospite in trasmissione, io parlo con Gabriele Marchesani. Gabriele, perché insomma ci siamo sentiti anche in inverno, poi c'è stata a gennaio questa bellissima presentazione, tra un po' partono anche le immagini. Sarà un anno per voi particolare, perché vi tuffate in una nuova avventura, innanzitutto come esordio al Teatro Marruccino, è stato un grande successo. Assolutamente sì, una bella location, però prima di parlare del nostro esordio volevo rimarcare il fatto, ecco, del Luciano, che comunque di aver fatto sì che questa 18ª edizione della trasmissione Velo
ricominciasse, perché comunque io lo devo ringraziare a nome mio e anche a nome di tutti i dirigenti e presidenti delle società professionistiche e dilettantistiche giovanili abruzzesi, perché grazie a lui comunque dà la possibilità a noi di mettere a conoscenza il folto pubblico che ama chiaramente il ciclismo, di tutte le iniziative che facciamo, che prendiamo, dei risultati alle gare e quant'altro. Quindi questa è un'iniziativa molto importante che va sottolineata, rimarcata ed evidenziata. Comunque non è semplice mettere in piedi trasmissioni per 18 anni, quindi sinceramente mi sento di fare un grande applauso a Luciano. Anche un anno barra due. Quindi è una cosa, ecco, da tenere presente. Quindi grazie Luciano di tutto quello che fai comunque per noi e per il mondo del ciclismo in Abruzzo. E questo ci tengo a sottolinearlo di nuovo. Io ringrazio il movimento ciclistico e come ho detto anche al Presidente, si lavora e si produce ciclismo in un territorio dove abbiamo grandissime tradizioni, abbiamo avuto grandissimi campioni nel passato, abbiamo avuto e abbiamo manifestazioni che si portano e ci portano ad essere all'attenzione del movimento ciclistico nazionale. Quindi io penso che anche la classe dirigente di questo sport a livello nazionale su questo territorio ha i fari puntati e noi giustamente dobbiamo muoverci con molta intelligenza e molta attenzione. Penso che questo movimento l'abbia fatto nel recente passato, ma anche nel passato remoto. E poi niente, tornando alla nostra presentazione di cui accennavi prima, la location, l'hai detta, è il Teatro Marruccino, che è una struttura che ci dà prestigio e chiaramente ci fa onore. È una struttura settecentesca a Chieti, è un folto pubblico, c'erano circa 600 partecipanti, ospiti di eccezione, a partire dal presidente nazionale Di Rocco, c'era il CT della nazionale Davide Cassani, c'era Michele Scarponi, vincitore del Giro d'Italia del 2011, e quindi c'erano comunque le personalità che oggi un po' comandano il ciclismo in Italia. Siamo contenti perché il fatto della presenza di questi personaggi la dice lunga, tant'è che anche loro si sono espressi in maniera molto positiva rispetto al mio progetto, quindi erano lì appunto perché credono nel nostro progetto, in quello che ormai è circa un anno e mezzo che vado dicendo a destra manca, e comunque oggi i dati mi danno ragione. Noi cerchiamo, ecco, di fare del bene nel ciclismo appunto facendo a partire appunto dai giovani, sì, mettendo in mostra soprattutto i ragazzi giovani. Abbiamo comunque tre o quattro ragazzi abruzzesi, e grazie anche ai direttori sportivi, a tutti e tre, che si stanno veramente prodigando bene affinché questi ragazzi vengano su con educazione, con una certa etica professionale, e il nostro progetto andrà avanti sempre, insomma, sotto questa scia. Hai parlato del commissario tecnico Davide Cassani, che era presente il giorno della presentazione per l'appunto. Allora gli abbiamo chiesto, anzi Paolo Renzetti, che ringrazio, collega della redazione sportiva di TV6, gli ha chiesto un giudizio sulla vostra squadra. Lo andiamo ad ascoltare. Una nuova squadra, e questo fa piacere a tutti, anche alla Federazione Ciclistica Italiana e anche a me, perché crediamo in questo progetto, crediamo nelle formazioni Continental, perché penso che sia il viatico migliore per dare la possibilità a questi giovani di crescere bene ed eventualmente poi trovare una squadra più importante, ma è giusto partire da qua. Speriamo di fare bene, sai, quest'anno, o meglio, l'anno scorso è stato un anno difficile perché il percorso non era adatto ai nostri corridori, non abbiamo fatto granché, però i corridori si sono mossi bene e quindi con questo spirito sono convinto che quest'anno le cose andranno meglio. Questo è l'auspicio, ovviamente, che le cose andranno meglio quest'anno. Davide Cassani parlava di giovani da poter far maturare nella vostra squadra. Allora io chiedo a Marco D'Urbano se questo è stato uno dei fattori che l'hanno portato a scegliere questa squadra. Ma innanzitutto buonasera a tutti e grazie dell'invito. Per questa prima trasmissione vi posso fare in bocca al lupo a tutta sia a Luciano che a tutta la redazione. Sicuramente mi trovo in questa nuova realtà, diversa da quello che venivo dall'anno scorso tra dilettanti. Devo ringraziare Presidente qui accanto a me, Marchesani, e con lui tutto lo staff di questa nuova realtà, questa società, partendo dai direttori sportivi Alessandro Donati, Spezialetti e Nicandrov,
che mi stanno dando a me, ma non solo, anche a tutti gli altri atleti di questa squadra, la possibilità di metterci in mostra. Quindi sarà sicuramente una nuova avventura per me e per tutta la squadra. Io spero di far bene, di lavorare come sempre con determinazione e soprattutto con serietà che questo sport richiede. Siamo solo inizio stagione e vediamo di fare qualcosa di buono. Facciamo un piccolo giro, lo concludiamo con Alessandro, a cui chiedo nel suo ruolo da direttore sportivo. Ecco Alessandro, abbiamo sentito insieme a Nicandro, insieme a Alessandro Specialetti, insomma avete creato questa triade. Adesso, dopo il tra virgolette mercato, che nel ciclismo è in una stagione diversa rispetto a quella del calcio, adesso quali sono i risultati che si aspetta un direttore sportivo? Ma i risultati già li stiamo vedendo, perché i ragazzi hanno iniziato con l'atteggiamento giusto e anzi due ragazzi dei nostri hanno fatto il doppio salto di categoria e devo dire che a vederli sembrano più esperti di altri. Quindi per adesso siamo contentissimi, siamo sicuri che i risultati arriveranno e andiamo avanti così. Ecco, ci dai un giudizio su Durbano? Come è arrivata la scelta su di lui? Non su di lui, te lo chiedo perché è qui. Magari nel corso delle puntate o anche nel corso di questa puntata ti chiederò anche su altri. Ma innanzitutto abbiamo avuto modo di vederlo in azione negli anni passati, quindi sappiamo le qualità che lui ha. Poi soprattutto è un ragazzo molto intelligente e anche molto forte in salita, e l'ha dimostrato ad Onoratico facendo un'azione sull'ultima salita molto importante, anche perché alla prima gara tra i professionisti quei numeri non ce l'hanno tutti. Va bene, tra un po' torneremo a parlare della GM Cycling Team, però prima Luciano, a te voglio chiedere, questo 2015 sarà l'anno di a livello professionistico? Ma io a volte cerco un po' di fare un'analisi sul momento di questo ciclismo italiano, che è un momento veramente difficile perché facciamo fatica soprattutto nelle corse di un giorno a tirar fuori un bel talento. Nelle corse a tappe abbiamo, sì, abbiamo Nibali, abbiamo un giovane come Aru, però stiamo attraversando veramente un momento complicato perché se Nibali ci dà delle garanzie sulle corse a tappe, però manca qualcosa nelle corse di un giorno ed è veramente drammatico, perché noi non vinciamo una grande classica da Lombardia di Cuneo, quindi è abbastanza pesante. Il problema è che ogni anno si va peggio, speriamo che quest'anno invece ci si possa, specialmente nelle grandi classiche, rivedere qualche corridore importante nazionale che ci possa risvegliare gli entusiasmi. Sarà sicuramente l'anno della conferma di Nibali, perché Nibali l'anno scorso, dopo aver vinto il Tour de France, ha brillato anche molto al mondiale. Però scusami, ti interrompo, quando parli di anno della conferma di Nibali mi stai dicendo che ci può essere la possibilità che Nibali possa rivincere ancora una volta il Tour de France? Ci sono le condizioni, corre con una grande squadra, la speranza, e molti telespettatori sapranno le ultime vicende delle ultime ore su questo team, l'Astana, che al momento rischia addirittura di non partecipare né al Giro né al Tour né alla Vuelta. Però ci saranno nelle prossime ore, nelle prossime giornate, un chiarimento con i vertici UCI, quindi mi auguro che gli atleti di questa grande formazione possa partecipare come giustamente meritano a queste grandi competizioni. Però l'Astana è una società vista non molto bene dai vertici federali, quindi c'è questo grande contrasto in questi giorni, speriamo che tutto si vada a risolvere. Però per quanto riguarda l'atleta, Nibali è sicuramente un ragazzo molto serio, molto meticoloso, è cresciuto molto bene in questi anni, quindi sicuramente
è al massimo della sua condizione fisica, non so quando potrebbe ancora migliorare, però nel panorama generale degli atleti, delle grandi corse a tappe, non vedo con un Contador che oramai si sta spegnendo per un fatto di età, e From è molto incostante, quindi probabilmente è un corridore che potrebbe rivincere un Tour de France, quindi noi ce lo auguriamo, anche se, come avevo detto in apertura, una vittoria al Tour de France speravo che potesse portare degli entusiasmi diversi a un ciclismo generale che però è venuto a mancare. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, poi proseguiamo il commento sulla stagione dei professionisti, a tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Europa Ovini, da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini, Ripateatina, Chieti. Della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Oh, eccoci tornati, 21:44 proprio in questo istante, primo appuntamento con Velo della stagione. Avevamo fatto abbiamo iniziato il discorso su quelle che potrebbero essere le prospettive
di questa stagione tra i professionisti. Luciano, tu hai detto Nibali e Aru, soprattutto i due uomini da tenere d'occhio, anche se insomma è stato un inverno per l'Astana, che il freddo del Kazakistan secondo me a confronto era un sole caldo, perché insomma è stata un inverno tribolato per la formazione di Vinokurov, e che insomma c'è ancora qualche dubbio se riguardo l'eventuale partecipazione di questa squadra. Io trovo, al di là della giustezza o meno, ma si può arrivare secondo te a questo punto della stagione e non sapere se l'Astana può o non può? Ci possono essere ancora dei dubbi? Dire. È come un giocatore che non sa se è squalificato o no e sta per scendere in campo. Purtroppo a volte il mondo del ciclismo si fa male da solo. I dirigenti, se avevano dei dubbi, potevano tirarli fuori, ma potevano tirarli fuori a settembre, ottobre. Far partire un team che ha dei costi di milioni di euro e ad oggi dirgli guardate che probabilmente vi si ritira la licenza, mi sembra anche una cosa fuori luogo. Comunque vedremo questa vicenda come andrà a finire. Io penso che poi si troverà un punto di incontro, perché penso che un team come l'Astana ha tutti i diritti ad oggi di dover partecipare a tutte le migliori corse al mondo, anche perché avendo un corridore come Nibali, vincitore del Tour de France, rappresenterebbe veramente per il nostro sport e per il nostro ambiente un bluff che sicuramente manderebbe un po' in crisi tutto il movimento. Quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane sapremo come andrà a finire questo piccolo problema che c'è tra questo team e l'UCI. Assolutamente, che poi tra le altre cose quest'anno noi abbiamo anche Dario Cataldo nella Astana, quindi insomma ci farebbe particolarmente dispiacere se l'Astana dovesse avere problemi di questo tipo, al di là poi delle valutazioni dell'UCI, insomma sono tutte dell'Unione Ciclistica Internazionale, non entriamo in questi discorsi. Parlavi di Nibali e Aru e della mancanza di un corridore da corse di un giorno, sai chi la pensa come te? Davide Cassani, l'ascoltiamo. Chi vede Cassani in pole position? Beh, sempre Nibali, perché potrebbe rivincere il Tour e non solo. Aru, che arriva da un terzo posto al Giro, un quinto alla Vuelta, ed è un ragazzo molto giovane, quindi dovrebbe crescere. E quindi con l'ambizione di vincere una grande corsa a tappe, non penso quest'anno, perché il Giro d'Italia prevede una cronometro di 60 km, un po' troppi per uno scalatore come Fabio Aru, però è un corridore fortissimo. E poi tutta quella schiera di giovani che con un anno in più e con un po' più di consapevolezza potrebbero raggiungere i traguardi che ci sono mancati negli ultimi anni. Sono anni che non vinciamo una gara importante, una gara monumento. Speriamo quest'anno di raggiungere questo ambito traguardo. Attenzione, perché il nome ci sarebbe, dice Gabriele Marchesani. Diego Ulissi per le classiche di un giorno. Diego Ulissi. Matteo Trentin per le classi. Io credo che Diego Ulissi possa dare veramente qualcosa in più a livello, ecco, di ciclismo italiano, appunto per le corse di un giorno, per le classiche, perché prima della sospensione comunque era in gran forma e ne parlavamo, mi ricordo, l'anno scorso proprio qui. Quindi credo che proprio Ulissi possa essere l'uomo adatto alle classiche, almeno credo che vedo lui come unico in Italia che possa essere l'uomo giusto. Abbiamo visto anche un terzo posto di Elia Viviani l'altro giorno. Anche Elia Viviani si è ben comportato in questo inizio di stagione. Sì, quindi è andato molto bene su pista. In sprint in volata, anche su pista, quindi sì, potrebbe anche essere lui. Però io confido molto in Diego Ulissi, è un corridore che mi piace particolarmente. Diego Ulissi, ovviamente noi ci aspettiamo tanto anche da Fabio Aru. Secondo te, Alessandra, Aru può ripetere anche solo parzialmente quello che ha fatto l'anno scorso? Io pensavo proprio a lui, insomma, potrebbe essere effettivamente in grado di fare un passo in più, non solo confermare quello che ha fatto l'anno scorso, ma avere una marcia in più e fare ancora meglio, quindi sicuramente, ecco, Nibali ha una grande responsabilità quest'anno che non può assolutamente fallire, quindi sicuramente le speranze di tutti gli italiani e non solo sono
sono proprio su di lui, ma effettivamente Aru potrebbe essere il corridore di queste corse da un giorno, ma anche nelle corse a tappe, ecco. A proposito di corse da un giorno, intanto il primo antipasto di stagione saranno le strade bianche. Gabriele, insomma, tu prima avevi detto chi è uno che vedi molto bene per le corse di un giorno, e non è un italiano, è Van Avermaet. Però, le strade bianche rappresentano più o meno un indicatore di come arrivano, chiaro, sempre marzo, bisogna arrivare ad ottobre, certo, come arrivano dalla preparazione gli atleti. Beh, è chiaro che è una corsa che si disputa all'inizio di stagione, quindi bisogna capire quale atleta ha cominciato una preparazione affinché possa dare il massimo all'inizio di stagione. Come Van Avermaet potrebbe esserci Cancellara, che già comunque si è messo in evidenza in Oman, in Qatar, quindi già ha fatto bene durante il mese di febbraio, e comunque Cancellara già ne ha 23, se non sbaglio, di... Sì. Di strade bianche. No, due, 2008-2012 se non erro. Due, quindi, però lui comunque potrebbe essere un altro papabile di quel vincitore, quindi Cancellara, Van Avermaet, lo stesso Peter Sagan potrebbe dire la sua, e poi magari, ecco, giro la palla ad Alessandro Donati che l'ha disputata. Che l'ha disputata. Quindi... Come sono le strade bianche, Alessandro? Ma innanzitutto non basta andare forte, perché si vogliono anche delle abilità tecniche. Quindi Cancellara, su un percorso così, magari tutto asfaltato, non avrebbe mai vinto. Diciamo che il mio pronostico, per non ripetere i nomi di Marchesani, di Gabriele, aggiungerei Gilbert e il campione del mondo. Kwiatkowski. Sì. E le strade bianche, come percorso, un percorso abbastanza ondulato, con qualche strappo abbastanza duro, e niente, con questi tratti in sterrato che in caso di pioggia diventano veramente pericolosi. Sì, intanto Luciano, io volevo fare un piccolo ragionamento con te, perché a proposito di gare di inizio stagione ci siamo fumati la Roma Maxima, che quest'anno è saltata, però... Buon per noi, ritroviamo il trofeo Matteotti quest'anno. Sì, confermato, abbiamo incontrato il padrone del Matteotti, Renato Ricci, e veramente l'ho visto molto molto motivato, raggiante quando si parla di questa manifestazione. Ritornerà a metà di luglio. 19. Una edizione particolare, diciamo, anche perché il prossimo anno quasi sicuramente il Matteotti sarà a prova di campionato italiano, quindi l'ho visto molto motivato, quindi sarà un'edizione particolarmente interessante quella di quest'anno, anche se lui dice sempre, ritorna molto al passato con la partecipazione dei grandi campioni che hanno onorato questa grande classica, però in questo ciclismo diventa difficile riproporre alla partenza tantissimi campioni, perché il ciclismo è cambiato, le manifestazioni Pro Tour sono in tutto il mondo, quindi la concomitanza del Matteotti a volte capita anche con degli eventi Pro Tour a livello internazionale. Però sono convinto che il Matteotti non rappresenta solo, non bisogna vedere solo l'aspetto sportivo di questa manifestazione, ma va visto anche sotto l'aspetto culturale, la grande tradizione che questa manifestazione si porta dietro. Quindi ci sarà da lavorare, ma veramente quest'anno penso che gli organizzatori si stanno muovendo anche già da alcuni mesi, quindi avranno come sempre l'appoggio delle classi politiche, perché ritengono che il Matteotti rappresenti veramente la manifestazione principe del nostro movimento, ma è la manifestazione sportiva più anziana sul territorio, quindi avremo anche durante questa stagione la possibilità di parlarne e stare vicini appunto a questo grande evento. Ho il nome del vincitore del Matteotti quest'anno. Anche Marco D'Urbano. Marco D'Urbano, attenzione, perché potremmo avere qui in anteprima il vincitore dell'edizione del trofeo Matteotti. È un percorso che ti piace, Marco?
Sì, innanzitutto sicuramente si corre in casa, quindi sarà motivo d'orgoglio per fare il bene. Quindi vediamo, adesso ci sono parecchi appuntamenti prima del Matteotti. È una battuta che il presidente ha buttato là, comunque. Vediamo. Però non si sa mai. A proposito, però, dei pronostici, Gabriele, però anche per voi rappresenta il fatto che torni il Matteotti. Beh, sicuramente una bella notizia. Sicuramente, finalmente possiamo dare una bella notizia. Sicuramente un qualcosa di importante per noi, per il movimento ciclistico abruzzese, e comunque un qualcosa, ecco, che riporta anche l'Abruzzo in auge, in alto. Quindi grazie al patron Ricci, insomma, dà la possibilità, ecco, di riconfrontarci in Abruzzo, di far riempire le strade di grandi tifosi, di parecchi appassionati che amano il ciclismo, per vedere i propri beniamini, campioni. Speriamo che vengano delle squadre note. Come diceva prima Luciano, è normale che non ci si può più ormai aspettarsi chissà che cosa, come nel passato, perché comunque anche per problemi economici, organizzativi, per far sì che vengano squadre World Tour, ci vogliono comunque degli inviti, soldi e quant'altro. Però il fatto che si ricominci, insomma, tra virgolette, dall'anno zero è importante per noi, per Ricci e un po' per tutto il movimento. A proposito di Trofeo Matteotti, settimana scorsa, venerdì scorso, il collega Enrico Rocchi ha intervistato l'attuale presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che sappiamo essere anche un grande appassionato di ciclismo, e ci ha parlato anche, appunto, non solo del Trofeo Matteotti, però sentiamo che cosa ha detto a proposito della corsa pescarese. Ma io sono stato più volte avvicinato al Trofeo Matteotti e sinceramente... Però quella è una creatura della famiglia. Non mi dispiacerebbe nemmeno, però purtroppo in questo momento ho tanti e tali impegni che non riuscirei a essere un valore aggiunto, quindi Renato lo sa, perché... Soprattutto a livello organizzativo. Ma ci vuole tempo, ci vuole organizzazione, ci vuole anche la possibilità di farla ritornare ai fasti di un tempo, perché il Matteotti, come dicevi tu prima, era una corsa importantissima negli ultimi anni. Sicuramente con la mancanza delle risorse è chiaro che si fa sempre più fatica a farlo ritornare. In pratica, se dovesse mollare Ricci, Renato, il Matteotti rischierebbe Io mi auguro sempre che chi fa qualcosa non si stanchi mai, perché purtroppo trovare i ricambi poi è sempre difficile, e il Matteotti nell'anno in cui Renato non si è fatto, quindi è questo il risultato. È una considerazione giusta, Alessandra, però allo stesso tempo un po' amara. Cioè, chi fa qualcosa speriamo non si stanchi mai, perché il giorno in cui si stanca è difficile che qualcuno lo sostituisca. Però all'interno dell'organizzazione del Matteotti ci sono... No, io parlo anche a livello generale. Beh, sì, sicuramente. E comunque devo dire che la mancanza del Matteotti si è sentita l'anno scorso. Io mi ricordo che in una delle puntate che abbiamo fatto di Segui il ciclismo le persone erano abbastanza arrabbiate di questa continuità, insomma, che si andava a spezzarsi, perché, come abbiamo detto prima, non è solo ciclismo, ma è anche veramente la storia di una città che forse più fino a qualche anno fa si arrampicava sui colli di Pescara e in occasione del Matteotti si ritrovava per fare i picnic e quant'altro. Quindi è veramente, era proprio una festa di un'intera città che non solo acclamava beniamini, che oggi effettivamente non ci sono più i campioni di una volta, non ci sono più, non c'è la possibilità economica di ospitare dei nomi. Io lo sai dove volevo arrivare? A fare un'eguaglianza con il giorno che non ci sarà, che Luciano Bodini non vorrà più fare velo, chi raccoglierà velo? Assolutamente, anzi, noi sappi che dovremmo cominciare a fare, a puntare la concorrenza del processo di Biscari, che è andato in onda per oltre 30 anni, noi siamo solo a 18, Luciano ne abbiamo ancora di strada da fare. E Gabriele, tu prima hai detto, torniamo seri, che Marco Turbano con una battuta potrebbe essere vincitore del Trofeo Matteotti, ma ovviamente la squadra che schiererete alla corsa pescarese è ancora tutta da decidere. Però vogliamo fare un po', poi lo faremo anche col direttore sportivo, un quadro dell'organico, perché nelle puntate dell'anno scorso abbiamo introdotto alcuni personaggi, Sazanov, Parra, sì. Ma vogliamo fare un po' una panoramica di diciamo quelli che saranno? Il nostro roster di corridori è molto vario, nel senso che abbiamo atleti che
sono stati forti in pista, sono forti in pista, quindi sono degli ottimi velocisti. Ci sono atleti che sono comunque dei passisti e altri scalatori, magari un po' di meno. Come detto prima, il nostro organico è composto da 14 ragazzi, di cui 3 sono stranieri. Abbiamo Jordan Parra e Tito Hernandez, sono 2 ragazzi colombiani. L'altro è Andrei Sazanov, che è un ragazzo russo. Dopodiché abbiamo altri 11 ragazzi che sono italiani. Quindi abbiamo il nostro capitano, che è Filippo Fortin, 2 anni con la Bardiani, comunque il nostro fiore all'occhiello, tra virgolette, un velocista, e ci aspettiamo molto da lui, soprattutto in questa stagione. Diciamo che già domenica scorsa ha cominciato un po' a carburare con delle gare più adatte a lui, più idonee alle sue caratteristiche in Slovenia, e si è piazzato 11°, quindi per noi già è un buon inizio. Dopodiché abbiamo Daniele Cavasin, anche lui l'anno scorso è stato il secondo che ha vinto più gare nel mondo dilettantistico, ci aspettiamo anche da lui tanto. Chiaramente Marco D'Urbano non sono di certo io, insomma, a scoprirlo, sappiamo le sue caratteristiche, sappiamo la sua valenza. Hernandez l'abbiamo visto veramente un ottimo corridore. Io l'ho visto in azione all'Aiguella confrontarsi con, c'erano 8 squadre World Tour, l'ho visto in salita recuperare e staccare gente come Atapuma, come Beauclair, e dopodiché ha perso le ruote agli ultimi 3 chilometri perché era rimasto da solo e quindi con gli squadroni che facevano i treni per tirare la volata. Però ha fatto un'ottima gara, e da sottolineare il fatto che abbiamo ricevuto i complimenti in diretta da Stefano Garzelli, perché abbiamo schierato 2 ragazzi di 18 anni, 18 anni e 2 mesi per Andrea Caciotti e 18 anni e 5 mesi per Matteo Rotondi. Quindi abbiamo schierato una formazione alla Aiguella con una media di 20,3 anni. Quindi ricevere dei complimenti in diretta su Rai Sport da Garzelli, sì, per me, e lo dicevo anche in altre trasmissioni, è la mia vittoria personale. Assolutamente. Questa è la mia vittoria personale, lo posso dire oggi con molta franchezza. E credo che questo faccia bene anche al ciclismo in Abruzzo. Questo è sicuro. Alessandro, il fatto di avere, come diceva Gabriele Marchisani, un'età media così bassa ed essere un anno, parliamoci chiaro, anche un po' di apprendistato, fa in modo che corriate, che i ragazzi corrano un po' senza le pressioni che magari ti portano a risultati paradossalmente anche migliori? Ma pressione da parte nostra non ce ne sono. Perché... appunto, proprio la mancanza di pressione, non avere, non dover ottenere per forza dei risultati. No, assolutamente no. Noi questi ragazzi vogliamo crescere in un ambiente tranquillo, li stiamo crescendo. Devo dire che sono veramente molto più maturi di quello che ci aspettavamo, e quindi basta dirgli poco e loro capiscono veramente tanto, quindi devo dire siamo su questo lato veramente contenti. Poi anche il tuo rapporto con gli altri 2 direttori sportivi, uno è un conterraneo, l'altro è praticamente stato un compagno di squadra, diciamo, sotto questo punto di vista. Ma sì. Di solito si dice più teste sono e più è difficile metterle insieme, però voi pare che non abbiate di questi problemi. Assolutamente, noi soprattutto al di fuori del lavoro siamo anche amici, quindi è difficile non essere d'accordo, la pensiamo nello stesso modo e riusciamo a condividere tutto insieme felicemente. Ciao. Volevo fare intervenire Gabriele sul fatto dei giovani. Hai avuto la possibilità di fare questa squadra, l'hai fatto con un'età di ragazzi molto giovani, però siete una società che è molto vicino anche al ciclismo giovanile regionale, quindi ne vogliamo parlare. Tu hai sposato la causa di parecchie società abruzzesi. Hai detto bene, Luciano, infatti non più tardi di 7-8 giorni fa un nostro comunicato stampa è uscito sulla home page del sito della Federciclismo Nazionale, appunto perché abbiamo chiuso, sono 3 partnership importanti con la Ferrometal, che è la formazione allievi che si chiama appunto Ferrometal GM Cycling Team. L'abbiamo fatto con gli amici della bici, quindi coprendo una fascia di età dai 6 ai 12-13 anni, e poi l'abbiamo fatto con una formazione juniores che porta il nostro nome proprio sul petto della maglia, con una formazione laziale che è il Team Coratti, dove comunque hanno esordito gente come a partire da Conti, Pirazzi e gli Sterbini che oggi corrono con la Bardiani. Quindi per noi è un motivo di orgoglio. Io già l'avevo detto
qualche mese fa sempre qui in trasmissione, oggi si è avverato tutto e stiamo veramente contribuendo a far sì che questo ciclismo anche dalle basi, dalle fondamenta, ecco, accresca piano piano. E un'altra domanda, Gabriele, tu sei giovane di questo ambiente, però ci stai mettendo veramente tanto entusiasmo. Secondo te, con questa tua breve esperienza, che cosa manca veramente a questo ciclismo? A parte... Ma io, Luciano, non voglio peccare di presunzione, soprattutto in diretta, però l'avevo già preannunciato qualche mese fa, sempre qui da te. E in questa breve esperienza, in questa breve parentesi, pochi mesi, 2 o 3 mesi che vivo il mondo professionistico, lo ribadisco per l'ennesima volta che ho trovato tanta superficialità, poca professionalità da parte degli addetti ai lavori. E sinceramente a volte mi sento come un pesce fuor d'acqua perché non tutti parlano la mia stessa lingua, ma non perché io possa sapere più degli altri, ma poi proprio perché non riesco a capire certi metodi, certe metodologie di comportamento da parte di alcuni addetti ai lavori. Si parla tanto per dire qualcosa, si critica sempre quello che non è criticabile, soprattutto si parla a sproposito, ma anche in trasmissione. Io credo che chi ha fatto oggi la storia del ciclismo debba mettersi perentoriamente da parte. Io credo che non c'è più bisogno di questa gente che, benissimo, ha fatto prima, però punto, la porta deve rimanere chiusa. Oggi bisogna che ci sia linfa vitale, linfa verde, affinché le cose vadino avanti per bene, con professionalità, piuttosto che con professionismo. Il problema è questo, che secondo me non vanno accantonato quelli che hanno fatto la storia di questo sport, ma secondo me è il mondo del ciclismo che è molto complicato. Abbandonato, ma non nel senso cattivo della situazione. No, sì, ho capito il cioè, tuo messaggio. Come quando una persona ha lavorato per 8 anni, sì. Dopodiché giustamente va in pensione. Ma questa situazione bisogna portarla anche nel ciclismo ed è così, diciamo, è così, soltanto così si riesce a creare un ciclismo come nelle altre nazioni. Però questo secondo me è dalla classe dirigente che ce l'ha complicato questo mondo. Noi a volte non sappiamo nemmeno realmente i tanti regolamenti, i tanti passaggi, le tante sfumature di certi regolamenti. E a volte parlando anche con dirigenti del ciclismo, ci vorrebbero durante i periodi invernali fare scuola a questi ragazzi, certo. Perché è molto complesso i regolamenti del ciclismo, è troppo complicato, ci sono passaggi troppo e poi al momento giusto gli organi preposti possono modificare come vogliono in base ai propri interessi. Quindi secondo me Ma io ti parlo però a livello di management, non a livello di regolamenti e quant'altro. Io credo che il management vada rivisitato, vada rivisto e comunque io la penso posso farti una domanda? Scusa, vada acculturato secondo me. Ma va se acculturato noi un management noi, giovane, non un sì, management se no, ormai già trapassato come età. Gabriele, se noi accantoniamo oggi le aziende, queste Luciano, oggi dirigenti, le aziende, ti parlo da imprenditore, rimaniamo senza dirigenti. Luciano, oggi sport. Le aziende, oggi il ciclismo è un'azienda e le aziende, io sono un imprenditore, vanno gestite da persone giovani. Sì. Perché la realtà oggi, sì. Così come gli istituti di credito, quindi non vedo perché sì. Nel ciclismo, che sì. Oggi è un'azienda... Ma non te lo permettono, Gabriele, non te lo permettono, te lo dico io, te lo dico io che non te lo permettono, perché la classe dirigente vecchia ha tutto l'interesse di rimanere su quelle poltrone, i giovani non hanno nessun interesse di prenderle quelle poltrone, perché non sono stati sollecitati dalla vecchia dirigenza. Io ritengo sempre che un ottimo dirigente sportivo avrà fatto il grande dovere professionale quando avrà cresciuto vicino a sé altri 2 giovani. Non c'è assolutamente in questa storia di 45 anni di ciclismo, non ho conosciuto un dirigente sportivo che è stato capace di crearsi vicino a sé un giovane che potesse sostituirlo al momento giusto. Mancanza di professionalità. Brava. Quindi non è colpa di chi è alla base, è colpa di chi è al vertice, che purtroppo e infatti oggi non ci dobbiamo sorprendere se mentre prima facevamo in Italia chi c'è e chi non c'è, alla fine abbiamo spuntato 3-4 nomi. È chiaro che il ciclismo italiano, se parliamo poi di fior fior di campione, andrà a morire appunto per questo sistema. Però scusami Gabriele, rapidissimamente perché dobbiamo andare in pubblicità, ma
Quando dici un management che agisca in un modo diverso rispetto, ecco, per capirci, qual è il metodo che tu ritieni sbagliato? E ma il metodo, ma non è che esiste, cioè, un metodo, non è che esiste un metodo sbagliato, no, giusto un metodo, perché l'ha detto Gabriele Marchesani. No, io credo, per questo, per una mia formazione personale, per un mio modo di vedere, è per che oggi, qualsiasi cosa a livello, e ne parlammo già in trasmissione qualche mese fa, a livello di management c'è bisogno oggi in Italia, come diceva anche Luciano, perché alla fine diciamo forse la stessa cosa, c'è bisogno di un management giovane. Ok, questo è chiaro, ma lo dico per la gente che sta a casa. La gente da casa dice, ok, mettiamo, piuttosto che un dirigente di 50 anni, mettiamo uno di 30, vinciamo le corse da un giorno? No, ma questo no. Vinciamo questo, il Tour de France? No, ma non è ecco che poi, perché non è per, che poi, per è capire. Che poi va a sfociare il cioè, discorso in sul che fatto... modo può essere un percorso virtuoso? Ma in che modo? Cioè, con... Ma la mia non è una domanda provocatrice. No, ma non si tratta. È solo per, è solo per innanzitutto capire. È il mio modo di vedere, perché comunque c'è un giovane, ma io ti parlo di un giovane preparato a delle idee più innovative rispetto a una persona che ormai ha 70 anni o 60 o 55, che è navigato da una vita. Ma non per questo questa persona vada al di fuori di tutto il discorso ciclistico. Magari gli si potrà dare un altro incarico, però oggi il management, e parliamo di management, quindi capiamo... che cosa andiamo a significare, va diretto da persone giovani capaci, non da persone giovani prese così tanto all'impazzata. Quello è chiaro. Io quello dico. Assolutamente. Vabbè, ci fermiamo per l'ultima volta stasera, perché poi dobbiamo aprire la parentesi del meeting giovanissimi di Pineto, molto ampia, restate con noi, a tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northway. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group. Leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16.
Taccone Bikewear. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, Renato Ricci, vi invita all'edizione numero 68 del Trofeo Matteotti, la gara ciclistica sul percorso più bello e tecnico del mondo. Pescara, 19 luglio 2015. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in Corso Umberto 32, presso la ex Monti. Eccoci, ultima parte, la puntata numero uno di Verò in questo giovedì piovoso, nevoso, chi più ne ha più ne mette, insomma tantissimi disagi, abbiamo saputo anche in parecchie zone dell'Abruzzo che sono senza corrente elettrica, noi per fortuna qui insomma, diciamo che non dico che splende il sole ma splendono le lampade. Allora, ci tuffiamo in quest'ultima trash per parlare del meeting internazionale riservato alla categoria giovanissimi che si terrà, nazionale, che si terrà a Pineto dal prossimo 18 giugno. Lo facciamo con Andrea Cesarini e diciamo che è un po' il promotore di questa manifestazione molto importante che per la prima volta arriva in Abruzzo. Beh, sì, saranno quattro giorni intensi, dopo 28 anni siamo riusciti a portare questo evento qui in Abruzzo, dove Pineto, grazie anche al sindaco Robert Verrocchio che mi sta dando una mano a livello organizzativo per quanto riguarda la location, perché stiamo parlando che arriveranno più di 8.000 persone e più di 2.000-2.500 bambini che gareggeranno in tre giorni dal 18 al 21 giugno. Dopo 28 anni, grazie anche al nuovo team federale insieme a Mauro Marrone, due anni fa siamo riusciti ad entrare a prendere questa manifestazione e portarla in Abruzzo. Ecco, intanto qui vediamo le immagini che risalgono a qualche tempo fa, che sono della presentazione in regione. Per farvi avere un'idea di quello che investirà Pineto, che insomma è una città di quante mila abitanti, Andrea? Siamo sui 14.000 abitanti. Ecco, per farvi rendere conto, vediamo un po' a Montecatini, una delle ultime edizioni, forse l'ultima edizione. Sì, l'ultima. L'ultima anche. Edizione, anche. Più o meno quanta gente arriverà a Pineto. Ecco, questo è un po' quello che è successo a Montecatini, guardate quanti ragazzini, sì, quanti bimbi che invaderanno, non solo loro, lo dicevi bene tu, ma sarà un prodotto importante, non solo a livello ciclistico, ma anche a livello turistico. Sì, diciamo che già siamo sulle 3.000 prenotazioni, a Pineto siamo già sui 1.200 prenotati, Silvi e Rosetta Giulianova stiamo già su quasi 1.000. E ogni giorno si continuano a prenotare e a chiedere informazioni. L'unica mia paura sinceramente è quella che Pineto ancora, secondo me, ancora non si rende conto di cosa succederà in quelle giornate. Io sto cercando un po' di sensibilizzare, il sindaco diciamo che ha capito quello che è, però devo stare lì ogni giorno, ogni Pineto settimana. Pineto, parli, scusami se ti interrompo, sì. Parli di cittadinanza?
Sì, sì, cittadinanza. Ah, ok. Sì, okay. Sì, perché loro pensano, cioè abituati ad un evento, pensano che sia una corsa. Sì, la classica garetta ciclistica di due giorni, un giorno che si andranno a chiudere le strade, un po' di problematiche, invece purtroppo non sarà la chiusura delle strade per la gara ciclistica, ma sarà la chiusura delle strade perché non ci saranno più parcheggi, ci saranno più di 6.000-7.000 persone riverse sulle strade con le biciclette, perché anche i genitori tecnici andranno in giro con le bici, oltre ai bambini che continueranno a correre. Quindi Pineto, secondo me, quello che io ho detto all'amministrazione, che secondo me si dovrebbe chiudere la parte centrale di Pineto proprio a renderla ciclabile senza far passare le auto, anche se... secondo me sarà un po' difficile. Ecco Andrea, io ti faccio una domanda che poi giro anche agli ospiti, perché questa è una cosa interessante, un tema interessante quello che ci proponi. Nel senso, il ciclismo rispetto ad altri sport che si fanno in un ambiente circoscritto non paga un po' lo scotto di questi che potrebbero essere per le cittadinanze investite un po' una cosa, dice vabbè, c'è la gara ciclistica, però a me, sai che mi interessa, a me mi tolgo il parcheggio, voglio dire, come torno a casa, paga un po' questo? Ma in tanti sì, però io penso che Pineto essendo anche... No, non parlo di Pineto, parlo dici in generale. A livello proprio generale. Sì. Ci ricordiamo per esempio, ci ricordiamo per esempio quando ci furono le polemiche a Passolanciano per la Tirreno, ci raccontava anche Maurizio Formichetti, insomma... Ecco. Sì, però qui a differenza che stiamo parlando la zona mare, che è anche una località turistica, quindi io penso diciamo che arrivando tutte queste persone ci sarà anche più lavoro per tante persone, quindi sia nei locali, negli hotel, nei bar, ristoranti, eccetera, eccetera, si amplierà sicuramente del personale da andare a inserire nelle varie strutture e quindi ci sarà anche più lavoro. Io penso che... Ecco perché se ne dopo l'evento, secondo me, in tanti chiederanno di continuare ogni anno su questi tipi di eventi, perché secondo me noi qui nelle località turistiche dobbiamo puntare principalmente a fare sport turistico, cioè cercare di organizzare eventi di un certo livello che qui manca, tipo il Trofeo Matteotti, che quello è anche un evento che porta gente, pubblicità e anche, ecco, diciamo, anche risonanza a livello non solo regionale ma anche fuori, a livello nazionale e internazionale. Sì, volevo aggiungere qualcosa. Innanzitutto volevo fare i complimenti ad Andrea, perché mi auguro che sia veramente un successo organizzativo. Gli faccio i complimenti perché già aver avuto la possibilità di poter organizzare questa manifestazione, che io ritengo che sia un fiore all'occhiello della Federazione Ciclistica Italiana, sì. Perché sì, è un fatto sportivo importante, però è molto culturale, avremo la possibilità di far conoscere il territorio a tante migliaia di persone che verranno da fuori. Ritengo che questo meeting, io mi porto molto indietro con il tempo, quando ebbi la fortuna negli anni, i primi anni 70, 71, 72, aver partecipato ai Giochi della Gioventù, che ritengo che era uno dei progetti del CONI molto importante per far avvicinare appunto i ragazzi allo sport, un progetto che poi è venuto a svanire, a volte anche parlando con i dirigenti di altri sport suggerisco sempre quelle iniziative che portarono atleti e anche poi nel passato ad essere atleti di vertice nel nostro sport nazionale. Meeting giovanile sarà sicuramente un successo. Io mi auguro che Andrea in questi ultimi 2-3 mesi che avrà a disposizione per lavorarci sopra, riesca a far capire alla classe politica di questa iniziativa sportiva, che sicuramente porterà benefici sia al nostro sport ma soprattutto un po' a tutta la comunità. Quindi anche noi come Velo, come trasmissione televisiva, cercheremo di stare vicino a lui il più possibile, perché mi auguro che da questa manifestazione possa venire la passione anche di tantissimi ragazzini che si possono avvicinare al nostro sport. Può essere il serbatoio dei campioni di domani? È ovvio.
Cioè, da lì per fortuna escono tantissimi ragazzini, ma non per farli campioni. Da lì inizia tutto. Inizia, io adesso da un anno ho aperto una scuola di ciclismo a Pineto. Sono entrato adesso grazie a un progetto della federazione sulla buona strada in bici con il ministero FCI, stiamo entrando nelle scuole medie, noi delle scuole che in Abruzzo siamo 4 scuole per essere riconosciute, adesso sto a Silvia a Pineto e lì sinceramente sto vedendo che facendo questo tipo di lavoro stiamo riavvicinando questi ragazzi. Il meeting deve essere per la nostra regione il primo evento importante giovanile, quello diciamo il più bello, il più grande in tutta Italia è qui in Abruzzo, io dico di sfruttarlo, ci sfruttiamo tutti qui in Abruzzo per dare più risalto e quindi anche un appello alla politica per aiutare a noi a pubblicizzarlo questo evento proprio sì che vada dentro in ogni casa e far entrare questi giovani, questi ragazzi per poi proseguire insomma ecco negli anni successivi per entrare nel mondo del nostro Marchesani e nel mondo professionistico, anche perché ecco, senza di loro, senza un bacino dei giovani, io penso che il ciclismo già siamo giù in picchiata, senza di loro è finita. Assolutamente, perché molte volte, Andrea, si parla di bisogna puntare sui giovani, poi però alle parole i fatti. Sì, infatti. Ne seguono pochini, ma è solo colpa di chi non punta sui giovani o forse anche a livello sportivo non c'è più quella qualità dettata anche dallo spirito di sacrificio che c'era qualche anno fa? Ma no, io penso che la federazione stia facendo un buon lavoro, cioè il meeting da qualche anno non c'è più la strada, prima il meeting era solo strada. Si facevano solo le garette e basta, adesso ci sono la gincana, gli sprint, il fuoristrada, quindi diciamo che va un pochino ad abbracciare tutte le attività. Adesso pian piano nelle scuole giovanili, io esempio a scuola di ciclismo, per dirti, sto iniziando e sto consigliando, sto anche seguendo, dando una mano a Antonio Petrucci, l'altra scuola di Penna, Abruzzo MTB, dove stiamo spingendo principalmente per l'attività di fuoristrada. Cioè, perché il fuoristrada? Perché appena arrivano questi ragazzini, li mettiamo direttamente su una bici da corsa, iniziamo da subito quasi a voler tirar fuori a questi giovani già un qualcosa, c'è un impegno che per loro è molto gravoso. Secondo me bisogna fino ai 15-16 anni i ragazzi si devono divertire, senza nemmeno spingerli ad andare a correre per forza, eccetera eccetera, c'è quello che viene. Io principalmente sto spingendo su fuoristrada perché vedo i bambini che mi si vengono ad iscrivere dai 5 anni in su, nel momento in cui li metto sulla BMX e anche la bici di mountain bike e li porto fuori al parco, ogni giorno appena finiti mi dicono quando è che possiamo tornare, domani lo rifai, invece sulla bicicletta da corsa dopo qualche settimana si inizia un pochino a stufare perché sono sempre quelli a girare sempre sullo stesso circuito e girano, certo. E girano, fanno un'ora, due ore, un'ora e mezza, uno scattino, un po' di gincana e finito lì. Invece i bambini vogliono un pochino più dinamicità, vogliono uscire, vogliono qualche piccolo pericolo, vogliono un po' sentire un qualcosa di differente di quello che era il ciclismo di prima, di questa bici da corsa e sempre a fare queste ore di allenamento, sempre le stesse cose. In effetti volevo concludere rapidissimo perché dobbiamo fare anche l'ultimo giro. Volevo dire, hanno fatto un test sui ragazzi, hanno messo delle biciclette a un muro, hanno messo una bici da corsa, hanno messo una bici da pista, hanno messo una bici da mountain bike, hanno messo una bici da BMX. E hanno fatto scegliere i ragazzi, ogni ragazzo si sceglieva la bicicletta che più era attratto. L'80% dei ragazzi hanno scelto la BMX, perché? Perché è l'alternativa giovane, l'alternativa alla moda, è l'alternativa dove c'è quel piccolo rischio di pericolo, quindi probabilmente con i ragazzi, soprattutto fino a una certa età, bisogna farli crescere con alternative diverse dal ciclismo tradizionale. Sì. Assolutamente, in bocca al lupo, tanto poi avremo proprio 5 secondi, faccio, devo fare in bocca al lupo per domenica, l'Abruzzo MTB, sorrende allievi, vanno a Corisola d'Elba, la prima tappa del Gran Prix nazionale, la seconda tappa sarà il 22 marzo a Pineto, che organizzerò sempre io nazionale, dove ci saranno più di 300 atleti che verranno di tutto il centro Italia a fare questa gara di mountain bike. Perfetto, ultimo giro di domande perché poi concludo con Alessandra.
Parto allora da Alessandro Donati, che alla fine della stagione si riterrà un direttore sportivo soddisfatto se... Lo sono già soddisfatto. No, non ti sottrai così, non la fai tu questa gincana, non te la faccio fare. Se? Se dimagrisco un chilo. No, a livello sportivo con la squadra. Ma sarò soddisfatto se i nostri ragazzi, uno dei nostri ragazzi andrà al mondiale, uno dei nostri ragazzi approderà a una World Tour. Ok, poi diciamo, dimagrisco un chilo, vuole passare nell'intercambio tra mattonella e mattonella, non lo so. Effettivamente, vediamo, il sovrappeso di Alessandro Donati è proverbiale. Invece Marco Turbano sarà un corridore soddisfatto alla fine di quest'anno se... Ma soddisfatto se riesco a regalarmi a me personalmente e soprattutto alla mia società una bella vittoria. Dove? Dove ti piacerebbe? Ce ne sono tante, vediamo. Già, Marchesani suggerisce Coppie Bartali. Va bene. Vediamo. E Gabriele Marchesani invece sarà soddisfatto se... A fine stagione. È chiaro. Verrò rinvitato di nuovo da Luciano Bottini all'edizione numero 19, ripeto. Ma questo è sicuro, No. No, a prescindere. A livello sportivo sarò soddisfatto se chiaramente vedrò che da febbraio ad ottobre ci sarà una crescita agonistica dei ragazzi. Questo è il principale obiettivo della stagione, del mio team e del mio modo di pensare. Tutto qui. Bocca al lupo davvero a tutti voi. Concludo con Alessandra, perché Alessandra, insomma, ti sei già fatto, immagino, una sorta di canovaccio di quelle che saranno le tue visite di questa stagione. Sei già cominciato a pensare qualche idea? Sicuramente mi piacerebbe arrivare dove non siamo arrivati lo scorso anno, veramente scovare alcuni personaggi dove per un motivo o per un altro lo scorso anno non siamo riusciti ad intervistare. Però partiremo già dalla settimana prossima e vi do un'anteprima, un piccolo suggerimento. Piccolo suggerimento. Perché poi devo ripetere. Vai, piccolo suggerimento. Partiremo allora dalla terra dei campioni. Dalla terra dei campioni, questa... Se non sapessi più o meno dove vai, non avrei capito neanche io, però va bene. Insomma, sarà una stagione questa di Segui il Ciclismo. Sì. Che, allora la faccio anche a te, ti riterrai soddisfatta se? E se riusciremo ad entrare veramente in quelle storie poco conosciute di tanti grandi abruzzesi che hanno fatto... non solo la storia del ciclismo, ma un po' proprio hanno costruito la storia della nostra regione con le loro imprese, anche se piccole, anche se conosciute un po' da pochi, però sicuramente interessanti. Va bene, allora Alessandra, noi ti aspettiamo a partire da giovedì prossimo, ti ringraziamo di essere stata in nostra compagnia stasera, poi avremo modo di riaverti in trasmissione certamente durante la stagione, però insomma ti auguriamo un buon viaggio, anche se grazie. Non ti muoverai tanto dalla nostra regione, però un buon viaggio, con Segui il Ciclismo, lo ricordiamo da settimana prossima la rubrica di Alessandra, tutti i giovedì dentro la trasmissione veloce, che poi potrete seguire anche a livello singolo una volta caricato su YouTube. A proposito, tu prima dicevi svegliamo un piccolo segreto e io ho detto non proprio tanto, perché insomma è storia nota il fatto dello spoiler. Stasera c'era la finale di un programma di cucina, non facciamo il nome, no? Ed era inutile vederlo questa sera, era meglio vedere velo, perché tanto oramai tutti sanno chi ha vinto, quindi era meglio vedere noi, perché tanto Masterchef e adesso ho fatto il nome, non c'era niente da vedere. E invece Luciano Robottini è già soddisfatto di essere arrivato al numero 18? Ma soddisfatti che siamo ripartiti secondo me col piede giusto,
quindi già dalla settimana prossima seguiremo con molta attenzione, come abbiamo detto, il ciclismo anche regionale, molto più da vicino, e saremo impegnati già domenica prossima con l'apertura delle manifestazioni su strada, con una gara juniores che si svolgerà a Teramo, quindi già dalla prossima settimana avremo dei servizi che riguardano molto molto da vicino il ciclismo abruzzese. E per questo ringraziamo già in anteprima Tony Di Matteo, sempre puntuale nei suoi reportage dove si svolgono le gare ciclistiche. Sono le 22:34, per questa sera è davvero tutto, io ringrazio Luciano Robottini, ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti. Grazie Alessandra Portinari, ciao Alessandra. Poi Gabriele Marchesani, in bocca al lupo. Crepi il lupo e buonasera a tutti. In bocca al lupo anche a Marco Turbano. Crepi, buonasera a tutti, grazie. Alessandro Donati, ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Ed Andrea Cesarini. È tutto per questa sera, noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre in diretta, sempre alle 21, sempre su TV6. Buonanotte.